Ciao a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Oggi vi faccio vedere come fare i socchi disposti per andare a mettere poi a dimora i peperoni, melanzane, pomodori, cipolla, quelle che c'è in semenzaio che già abbiamo fatto un mese fa in semenzaio e poi andiamo a mettere a dimora alla fine di maggio e all'inizio di aprile. Va bene. Ora vi faccio vedere come fare i socchi.
Una volta fatti i socchi, vi ho fatto vedere come si fanno, alla distanza circa 50 cm l'uno dall'altra, e poi andiamo a seminare, andiamo a mettere a dimora, che ora vi faccio vedere che ho messo a seminare 20 giorni fa tutti gli ortaggi che poi andrò a mettere qua. Va bene. Fatti i socchi, ora vi faccio vedere un pochettino di tutto qua. Allora, sulla mia sinistra potete vedere qui ci sono i piseli che li ho messi in autunno, e poi ci sono le fave che sono quasi cresciute. Dietro a voi ci sono anche le fave, ora vi faccio vedere. I piselli sono quasi cresciuti, che ci sono i fiori, così, lasciati così, senza tutore, molti che crescono, poi si arrampicano fra di loro. Là ci sono i favi che stanno cominciando a crescere, qualcuno è così, anche 5-10 cm. Ora vi faccio vedere un pochettino di tutto. I socchi, l'avete visto, come li ho fatto. Prima di tutto bisogna lavorare il terreno con la motozappa, dare una lavorazione con la motozappa. Lavorare a fondo, ho messo il letame, in autunno, verso novembre, ho messo dei stallatico in superficie, tutto sparpagliato. Poi ci ho dato verso febbraio, all'inizio, la fine di febbraio, ho dato una bella lavorata con la motozappa, bella abbondante, a lasciare la terra bella soffice, leggera. E ora poi l'ho lasciato anche un altro mese, dopo che l'ho lavorato con la motozappa, l'ho lasciato anche un altro mese, e poi oggi siamo quasi alla fine di marzo, sto facendo i socchi pronti per il trapianto di pomodori, melanzane, melanzane, peperoni, cipolla, quelle che ho qua messo già a seminare un mese fa. Ora vi faccio vedere tutte cose. Va bene, queste le lasciamo qua. Qua ci semino la cipolla, tutta la cipolla. Qua, anche qua. Ora vi faccio vedere che sta crescendo la cipolla. E poi tutti i socchi. Tutti i socchi che ci sono qua andrò a mettere pomodori, peperone, melanzane e cipolla, per ora, quello che ho seminato un mese fa, diciamo nel semenzaio che è coperto qui nell'albero, li ho messi qua. Allora, qua c'è peperoncino, qua ci sono tre varietà di peperoncino, anche quello piccante. Poi là ci sono dei spinaci, là, quella è tutta cipolla, e là ci sono melanzane che ancora debbono crescere. E qua ci sono tutti i peperoni che debbono crescere anche. Quando sarà il momento, fra un mese e mezzo, i socchi sono pronti e poi andrò a mettere a dimora gli ortaggi. Il terreno si fa prima una. Prima si mette il stallatico tutto spasso così in superficie verso dicembre, gennaio. Si mette qua, si fa maturare qua, 2 mesi, quelle che è, e poi si dà la lavorazione con la motozappa che ho fatto una ventina di giorni fa, un mese fa. Ho lavorato il terreno. Bella abbondante, sia così e sia così, e incrociare si deve lavorare con la motozappa, perché che la terra viene tutta girata e viene una terra soffice, diciamo. Come vedete così, poi andrò che come l'impianto di irrigazione lo potete mettere, avete i tubi a pioggia, a gocciolatoio, lo potete mettere qui sopra, che già sono segnati i tubi. O se no, le piante le mettete qui sotto qua, nei socchi così, che poi andremo a beverare con la pompa, quello che è.
con il vecchio metodo di dare l'acqua agli ortaggi. E poi a poco anche la andiamo a rigazzare. Va bene. Allora, detto questo, io ho fatto questo video, vi ho fatto vedere tutto come ho fatto i socchi, ho fatto vedere quello che ho messo qui a seminare, che ancora deve crescere. Qui ho dei piselli, vi ho fatto vedere delle fave che debbono crescere ancora. Oggi ne abbiamo. Siamo quasi alla fine di marzo e niente. L'ha lavorato con una bella zappa di questa qua. Io ho questa qua come zappa. Una bella zappa. Ci vuole un pochettino di pazienza per lavorare la terra. Sarà il momento che raccogliete dei pomodori, melanzane, peperoni, cipolle, quelle che sia. Va bene. Io vi saluto, un abbraccio a tutti da Giovanni, se il video vi piace mettete piace, condividete, commentate, un saluto a tutti da Giovanni, ciao, alla prossima, ciao.